Benvenuti, parleremo di vacanze. Tutti al mare, tutti al mare. Voglio iniziare con la vacanza dell'estate scorsa, il 2020. Nonostante la pandemia, comunque l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti e siamo stati in Sicilia. Quest'anno andremo in Sardegna. Abbiamo un ospite, la direttrice della Groda Tour. Ve la presento, eccola qua, Monia Nardin. Ci stiamo organizzando anche quest'anno per fare questa vacanza, vero? Alla grande, assolutamente. Cominciamo da una domanda, volevamo sapere se serve la vaccinazione per andare in Sardegna quando sarà il momento di fare la vacanza. Allora, assolutamente no. Chiaramente chi ha il vaccino, tutto di guadagnato, perché non dovrà fare niente e potrà accedere in Sardegna tranquillamente. Però per chi non avrà il vaccino sarà possibile fare il tampone, per cui non ci saranno problemi, potrà fare il tampone, oppure se la persona che ha passato il Covid può dimostrare che ha gli anticorpi alti, per cui può partire tranquillamente. Queste sono le disposizioni che ci hanno dato momentaneamente. Poi chiaramente noi partiremo ad agosto, quindi sicuramente la situazione è molto dinamica, potrebbe cambiare da un giorno all'altro, per cui sicuramente poi lo andremo a rivedere bene con tutti i partecipanti. Allora, il soggiorno sarà dal 26 agosto al 2 di settembre. Tutto quello che è compreso è il bus da aprile andata e ritorno, per cui vi verremo a prendere, vi portiamo a Civitavecchia. Dopodiché abbiamo il traghetto che da Civitavecchia ci porta ad Olbia. Il traghetto è veloce e diurno, quindi è anche molto comodo perché impiega 5-6 ore. Una volta arrivati ad Olbia abbiamo un bus privato che ci viene a prendere e ci porta direttamente al villaggio. Il villaggio, considerate che è l'Euro Village di Budoni, a 4 stelle, si trova praticamente sul mare. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare. E ci offre la pensione completa, quindi colazione, pranzo e cena e bevande, acqua e vino durante i pasti. Cosa è compreso anche? La tessera club ed il servizio spiaggia. Oltretutto, chiaramente, la cosa fondamentale è la nostra assistenza, che saremo con voi dall'inizio alla fine. Come funziona la sistemazione in 7 notti in villaggio? Abbiamo praticamente di base una camera doppia dove la tariffa che vedete è su base camera doppia, però non vi preoccupate perché se siete una famiglia, quindi 3-4 persone, ci sono problemi, possiamo sistemarvi in camera tripla o quadrupla. La struttura, considerate che è molto carina, è un villaggetto adatto a coppie e famiglie, o a single, insomma, è adatto ad ogni esigenza di vacanza. Fantastico. Sì. Una cosa super importante sono le serate musicali. Sai chi suona? Oggi sono portato il cuscino, vedi? Quello qua, guarda che carino. Oh. Super personalizzato. Sì, sì, assolutamente. Dicevo, per quanto riguarda le serate musicali, la cosa che ci contraddistingue proprio rispetto all'acquistare un pacchetto singolo individuale è che oltre alla nostra assistenza, quindi siamo a disposizione per qualsiasi problema, poi chi ci segue lo sa, abbiamo anche le serate musicali di Giampiero Marino. Per cui se sarà come l'anno scorso che non si potrà ballare, a quel punto Giampiero farà musica d'ascolto. O in alternativa, se si potrà ballare, tanto meglio, ci scateneremo in pista. C'è un'altra domanda. Se la vacanza non si dovesse fare, che succede? Allora, siamo super tutelati, come è successo anche lo scorso anno, che eravamo proprio all'inizio, si può dire, della pandemia. E se non ci dovessero mettere in zona rossa o quant'altro, e la persona che versa un acconto verrà, non perderà niente e quindi verrà poi tramutato in voucher, per cui potrà utilizzare quell'importo o per una successiva vacanza o per viaggiare, per un viaggio individuale, chiaramente se non si potrà partire.
E comunque ci sono proprio tutte le garanzie, siamo tranquilli, volendo possiamo stipulare anche l'assicurazione per stare ancora più tranquilli, che vi copre nel caso in cui dobbiate annullare per motivi anche di salute. Anzi, l'assicurazione è super interessante perché oltre a poter annullare nel caso in cui non possiate partire, vi rimborsa anche nel caso in cui risultiate positivi al tampone prima di partire, quindi la straconsigliamo, insomma. Non rimborsa mai 100%, però insomma un 70-80% rimborsa. Perché mi conviene fare una vacanza di gruppo? Allora, sicuramente rispetto a viaggiare da solo c'è una notevole convenienza prima di tutto, perché individualmente, cioè rispetto al gruppo, c'è un risparmio di almeno un centinaio di euro a persona, quello in primis. Poi chiaramente l'assistenza, il nostro fantastico team, sì, intanto Chiara, che tutti conoscete, accompagnerà il gruppo, per cui avrete l'assistenza per tutto il viaggio. Chiara e Giampiero, oltre alle strade danzanti, anche lui vi offre assistenza, siamo una grande famiglia, per cui qualsiasi cosa c'è una persona di riferimento lì con voi. Ecco Chiara! Ciao a tutti! Chiara! Sei contenta di partire per la Sardegna? Bene, Chiara a disposizione. E oltre a questo abbiamo incluso anche il bus da Priglia fino a Civitavecchia e anche lo spostamento dal porto di Olbia fino al villaggio, quindi è proprio una vacanza senza pensieri. La tariffa è di 720 a persona, quindi particolarmente conveniente, dove si può dare solo un acconto di 190 a persona ed il saldo entro il 17 luglio, per cui tanti che già hanno prenotato hanno la possibilità di pagare un po' per volta, senza dover far mettere in gioco un finanziamento, ma ce lo gestiamo noi in tranquillità. Niente di migliore per il momento attuale. Le vacanze estive si faranno senza problemi, come lo è stato lo scorso anno. Anche quest'anno non può essere che meglio con la campagna vaccinale che insomma sta avvenendo, per cui siamo fiduciosi. Ragazzi, le vacanze, riprendiamoci le vacanze. Più di un anno che stiamo combattendo, che stiamo dentro casa e ci vuole questo momento di relax, sempre con tanta sicurezza. Tanti hotel hanno preso tutte le loro precauzioni, per cui anche il semplice buffet dove c'è la persona lì che vi servirà. Inoltre si gira con la mascherina, c'è il distanziamento, per cui a livello di sicurezza siamo proprio super sereni. Budoni si trova anche molto vicino a San Teodoro come zona, che è la zona anche quella più carina, vivace, per cui è interessante per uscire la sera una bella passeggiata. La Sardegna offre tantissimo. Ragazzi, fidatevi di noi perché abbiamo tanta esperienza. Ecco alcune foto dei gruppi che sono venuti con noi, che hanno comunque creduto in queste vacanze. Prenotatevi per la vacanza più bella dell'anno, che è quella in Sardegna. Ciao a tutti! Ciao!